tempo di, mentre vi sedete, vi dico perché. Lui è Angelo Sturmi, consigliere comunale di Roma Capitale. Perché è importante? Perché è un consigliere comunale e sarò di parte, avrò conflitti di interesse, però l'ha detto anche Beppe, siamo gli eroi del Movimento 5 Stelle, ce lo prendiamo. A parte le battute, ognuno contribuisce dall'attivista al consigliere, tutti contribuiscono nella propria parte, però si è voluto anche chiamare un consigliere comunale perché la nostra attività è difficile, riusciamo a farla grazie al supporto di quegli attivisti che vogliono costruire, ed è particolarmente complessa perché siamo il fronte con i cittadini che giustamente chiedono, hanno esigenze immediate sul loro territorio, ed anche perché è un consigliere comunale di Roma che sta facendo uno straordinario lavoro sulla partecipazione, sulla consultazione. Lui è presidente della commissione Roma Capitale e riforme istituzionali, ragazzo giovanissimo di 31 anni. Quindi credo che in qualche modo riesca a riunire in sé anche tutto quello che noi stiamo cercando di fare, cioè anche giovani che entrano in situazioni particolarmente complesse come quelle di Roma Capitale, e anche simbolicamente è la strada più in salita, quindi è la strada che richiede maggior supporto da parte di tutti. Angelo Sturmi. Grazie. Allora, buongiorno, già sono stato presentato, quindi passiamo direttamente all'illustrazione. Allora, prima di tutto voglio fare una domanda a voi. Vorrei capire quanti di voi sono consiglieri comunali, possono alzare la mano? Ok. Consiglieri municipali anche? Sempre perfetto. No? Bene. Grazie. Gli altri, immagino ovviamente tutti gli attivisti, iscritti a Rousseau, del Movimento 5 Stelle o comunque in testa. Benissimo. Allora, quello che oggi io vado a spiegarvi è un po' una battaglia che noi stiamo portando avanti su Roma, è qualcosa di molto importante. L'obiettivo di questa lezione, c'è un obiettivo di questa lezione, io mi sono prefissato, è che almeno un consigliere comunale o comunque un attivista possa acquisire gli elementi che io vi sto per illustrare e avviare anche voi nella vostra città una riforma dello statuto e poi dei regolamenti, adesso andremo insomma a spiegare, che riguarda ovviamente gli strumenti di partecipazione. Questo è l'obiettivo. Rendi conto che la proposta che noi abbiamo presentato su Roma, che ha un iter molto complesso, io ovviamente l'ho condivisa su sharing, quindi Roma ha un panorama di regolamenti molto elaborati, anche perché oltre ad essere Roma Capitale ci sono 15 municipi, di conseguenza si tratta anche di 15 regolamenti municipali, quindi di conseguenza è molto complesso dover avviare, tenete conto che ogni regolamento di municipio ad esempio disciplina gli istituti di partecipazione sulla base di un regolamento che è comunale, quindi è un po' come il rapporto Stato-Regioni, quindi noi quando amministriamo Roma in realtà stiamo amministrando quasi una nazione, quindi e lo stesso vale per modificare quelle che sono le fonti che disciplinano gli strumenti di partecipazione, quindi è qualcosa di estremamente complesso, però noi non abbiamo avuto paura di questo, quindi abbiamo cominciato dalle basi, quindi abbiamo preso lo statuto e i regolamenti, ci siamo accorti che per introdurre nuovi strumenti di partecipazione, io ho preso come la mia punto di riferimento iniziale, oltre ad essere il programma, è stato un post di Gian Roberto quando in un intervento e in diverse interviste parlava dei referendum propositivi che vanno introdotti a livello comunale, regionale e nazionale, quindi essendo un consigliere comunale mi è parso opportuno cominciare da lì. Allora, la Costituzione, gli articoli probabilmente già li conoscete, la sovranità appartiene al popolo, esercita le forme e i limiti della Costituzione, la Repubblica, l'articolo 5 è un indivisibile, e parla delle autonomie locali e in particolare sul decentramento e sull'autonomia degli enti locali. Perché dico questo? Perché il problema principale che voi vi troverete rispetto all'introduzione di nuovi strumenti di partecipazione sarà capire se quegli strumenti all'interno dei regolamenti o dello statuto
della vostra città entrino o meno in conflitto con la Costituzione, perché di fatto, e adesso ve lo spiegherò, di fatto i referendum non sono all'interno del panorama giuridico italiano, i referendum comunali non sono obbligatori. Cioè, cosa significa? Gli statuti possono anche non disciplinare gli statuti, si può anche decidere di non includerli per nulla. E questo è un grave, a mio avviso, vulnus democratico, soprattutto anche perché a livello internazionale, poco dopo lo vediamo, anche la Carta Europea delle Autonomie Locali invece chiede che comunque ci siano gli strumenti di partecipazione. Quindi tra i principi ovviamente costituzionali vanno riconosciuti questi. L'articolo 114, la Repubblica è costituita dai comuni, i comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Quindi iniziamo ad imparare, diciamo, io non sapevo che fosse disciplinato gli strumenti di partecipazione, iniziamo ad imparare quindi che il primo elemento fondamentale di una città è lo statuto. Ok, sicuramente lo sapete, ma è uno strumento che di fatto è così complesso da modificare che chi si è letto lo statuto probabilmente uno si legge i regolamenti, perché magari segue determinate materie, che sia dell'ambiente, dei rifiuti, però lo statuto è lì e magari non viene mai modificato. I limiti rispetto alla modifica, diciamo, e la revisione degli statuti degli enti locali, o meglio la legislazione, sì, la legislazione che disciplina in un certo senso gli strumenti che vanno introdotti all'interno dello statuto è ovviamente nazionale. Qui abbiamo un piccolo problema, perché di fatto da una parte noi abbiamo la legge nazionale che pone tutta una serie di limiti e dall'altra, se vogliamo, la nostra volontà come consiglieri comunali, come attivisti, di introdurre all'interno dello statuto regolamenti 8 milioni di strumenti di partecipazione diversi, perché poi di fatto, non essendoci una legge complessa o meglio integrata che vada a elencare tutti gli strumenti di partecipazione che possono essere inseriti all'interno dei regolamenti, di fatto ogni città fa per sé. Allora ci sono le città che hanno referendum consultivi, altre città che non li hanno, alcune città che hanno dettato il bilancio partecipativo, altre città che non le hanno, ma non è una questione di regolamenti, è una questione di statuto. Quindi io non voglio, diciamo, ripetere, ma ci dobbiamo mettere in testa che se noi vogliamo modificare l'assetto istituzionale di una città, introdurre degli strumenti di partecipazione, dobbiamo partire dallo statuto. Questa è la prima cosa. Quindi un consigliere comunale, io spero poi mi chiami, finita questa lezione, dice ok, nel momento dello statuto non c'è assolutamente nulla, lo comincio a cambiare. Questo è, diciamo, l'obiettivo anche di questa lezione. Nel 2001 è stato modificato l'articolo 114, che è questo che vi ho fatto vedere, che ribadisce l'autonomia quindi statutaria, e viene ulteriormente ribadita dicendo che i comuni hanno potestà, parla come potestà normativa secondo i principi fissati della Costituzione, la potestà normativa, quindi ovviamente di costruire di fatto delle norme, consiste nella potestà statutaria e quella regolamentare. Facciamo un passo in avanti. Ora, noi prima abbiamo detto che c'è la legge ovviamente nazionale che dovrà disciplinare i principi, è il DUEL. Effettivamente nel DUEL sono elencati alcuni strumenti di partecipazione, ma non tutti. Però già la Costituzione e le leggi attuative delle riforme costituzionali comunque danno ai comuni la potestà normativa e quindi la possibilità senza problema di disciplinare strumenti di partecipazione all'interno dello statuto, quindi diciamo di essere autonomi nel capire quali siano o meno questi strumenti. Il testo unico, anche qui la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite non c'è espressamente i principi e costituiscono, e qui abbiamo un altro problema, limite inderogabile per la loro autonomia normativa. Allora, di fatto il DUEL, quindi il legislatore, ci sta dicendo che tutto quello che viene inserito all'interno del DUEL, anche in materia di strumenti di partecipazione, è un limite inderogabile.
Quindi di conseguenza noi, se volessimo introdurre all'interno dello statuto una serie di strumenti innovativi che magari non sono presenti nel TUEL, bisognerebbe capire se entrano o meno in conflitto con il testo unico degli enti locali e quindi poi a loro volta diciamo con la Costituzione, quindi poi per superare un eventuale valido di impugnazione magari non approva lo statuto, riesce ad approvarlo, è contento, in realtà poi arriva qualcuno, vorrei vederlo, però comunque che ti impugna la delibera di fronte al TAR e ovviamente eccepisce il fatto che si è andati oltre quello che è l'autonomia normativa, statutaria e regolamentare. Un'altra cosa che però in un certo senso ci salva è sempre del comma 3 dell'articolo 1 del 2, l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi, cioè principi legati all'ordinamento degli enti locali, aprono le norme statutarie con essi incompatibili. Che cosa significa? Quando qualcuno mi dice nello statuto non è presente il principio, ad esempio, dell'utilizzo delle nuove tecnologie, dice una falsità, o meglio dice qualcosa di errato, perché se è presente all'interno ad esempio del codice dell'amministrazione digitale un principio che di fatto dice che tutte le amministrazioni ad esempio, dopo lo vedremo, devono utilizzare nuove tecnologie per favorire la partecipazione dei cittadini, quella disposizione di legge è come se avesse abrogato diciamo tutte le disposizioni dello statuto e dei regolamenti che sono incompatibili. Quindi quando vi sentite un segretario generale o anche semplicemente la politica dice no ma questo non si può fare e dice però fa cambiare lo statuto, non è vero, se la legge ha enunciato un nuovo principio va letto in combinato disposto con il TUEL. Questo vabbè, sempre sull'autonomia. Anche qui viene ribadito sull'articolo 3 il principio dell'autonomia dell'ente locale, eccolo qua, i comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa e organizzativa nell'ambito dei propri statuti, regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Da questo punto di vista quindi restiamo sempre da una parte con la nostra autonomia, però dall'altra comunque con dei principi inderogabili ai quali noi non possiamo derogare. Però adesso vi illustrerò un pochino come noi siamo riusciti a costruire un percorso diciamo alternativo a questo. Allora, che cos'è lo statuto? L'abbiamo detto, è quello che è effettivamente la fonte normativa che disciplina l'ente. Lo statuto stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione, le forme di collaborazione, finalmente arriviamo, e della partecipazione popolare e del decentramento. Quindi la legge ci dice che è lo statuto il primo atto con il quale noi dobbiamo disciplinare gli strumenti. Quando qualcuno dice voglio inserire ad esempio nel regolamento uno strumento di partecipazione, se non è nello statuto non si può inserire. Ecco perché dobbiamo sempre partire dallo statuto. Si può magari potenziare, migliorare, disciplinare meglio all'interno del regolamento uno strumento, ma se non è presente nello statuto non possiamo in alcun modo disciplinarlo. O meglio, ci volete provare, però poi finiranno magari a tardi e a quel punto avete fatto un lavoro magari inutile. Perché lo statuto è importante? Perché di fatto lo statuto delle città sono delle piccole costituzioni. Allora, voi immaginate poter cambiare tutte le costituzioni d'Italia, quanto possa essere difficile, però noi secondo me ce la faremo senza problemi attraverso lo solo gli strumenti che abbiamo. Allora, la possibilità di modificare lo statuto all'articolo 6, il comma 4, stabilisce qual è, e di fatto parla di una doppia approvazione con il voto favorevole dei 2/3 in singola approvazione. Invece qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato si ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie. Quindi noi, se ad esempio, così come anche la Costituzione c'è anche il referendum confermativo per le riforme costituzionali, se ad esempio tutte le forze politiche di un comune decidono di modificare lo statuto per introdurre ad esempio il referendum propositivo senza quorum, allora si riesce ad approvare con una sola seduta di aula. Se invece, come spesso accade, non si riesce a fare questo, bisogna approvarlo con 2 sedute consecutive entro 30 giorni con la maggioranza dei voti. Questo ovviamente
è un problema, perché dover passare, a parte per due volte all'interno della stessa aula, ma soprattutto poi tutti gli emendamenti e le attività, diciamo, politiche, anche l'opposizione o chi è a maggioranza, adesso vi ricordate parlo di opposizione, ma essendo maggioranza nel Comune di Roma tante volte, però per chi come noi del Movimento 5 Stelle vogliamo, diciamo, portare avanti questo tema, certamente è una procedura rinforzata che può portare dei problemi anche nella sua attività. Quindi pensiamo che se si avvia una riforma di questa natura, pensate che dovete passare da qui, quindi alla doppia approvazione. Noi addirittura a Roma, ve lo dico per colore, non solo abbiamo la doppia approvazione, ma la proposta deve passare per tutti e 15 municipi, è già passata la nostra per tutti e 15 municipi, ha dovuto avere tutti i pareri, perché dopo che sono stati dati tutti i pareri sono state fatte le osservazioni, dopo che sono state fatte le osservazioni abbiamo dovuto prendere le osservazioni in commissione, decidere quali accogliere e quali non accogliere, quindi poi modificare la proposta, adesso sembrerebbe che sia pronta. Tutti ci vogliono per arrivare in aula, quindi noi speriamo per ottobre, novembre di portarla in approvazione. I regolamenti, questi sconosciuti. Allora, dopo lo statuto è evidente che nel momento in cui si introducono degli strumenti di partecipazione, ovviamente poi devono essere attuati, cioè se abbiamo detto che lo statuto è come se fosse la Costituzione, quindi abbiamo la Costituzione che stabilisce i principi e le leggi vanno a declinare quei principi, lo stesso vale negli enti locali, quindi abbiamo lo statuto che è la sua Costituzione di una città e i regolamenti che vanno a disciplinare nel dettaglio tutto quello che si deve fare. Quindi è corretto ad esempio che all'interno dello statuto ci sia una disciplina estremamente dettagliata degli strumenti di partecipazione? Forse no, perché se effettivamente nei regolamenti va declinata, diciamo, questa possibilità, probabilmente negli statuti bisognerebbe restare con gli strumenti più importanti, ovviamente le linee guida generali, che poi declinano all'interno dei regolamenti. Quindi se chi di voi andrà, spero qualcuno, a costruire una proposta di delibera in questo senso, il mio consiglio è quello di cominciare, diciamo, a avere una visione di quelli che sono gli strumenti che dovete inserire, ma soltanto a livello di principi generali, perché poi il regolamento è un secondo problema che voi vi porrete dopo, diciamo, magari un anno che avete cominciato a fare questo tipo di attività. La partecipazione negli enti locali, quindi entriamo, diciamo, nel merito di quali sono questi strumenti. Allora, la Carta Europea dell'Autonomia Locale, che è stata ratificata dalla Repubblica Italiana, per autonomia locale si intende il diritto alla comunità effettiva per le collettività locali di ampia regolamentare amministrare a favore della popolazione una parte importante degli affari. Tale diritto è esercitato, ci dice il Consiglio d'Europa, esercitato da consigli e assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, eccetera, la parte importante della detta disposizione non pregiudica il ricorso alle assemblee di cittadini, al referendum o ad altra ogni forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge. Il Consiglio d'Europa noi partecipiamo come diciamo membri e quindi non fa parte delle fonti sicuramente del diritto internazionale, quindi è stato ratificato, quindi in un certo senso questa è una legge italiana, ok? Noi l'abbiamo ricevuto e quello che viene in un certo senso promosso e richiesto alle autonomie locali è quelle comunque di non pregiudicare il ricorso alle assemblee di cittadini, al referendum e ogni altra forma di partecipazione, parla di partecipazione diretta, non parla, quindi diciamo in un certo senso questa lezione per la prima volta che troviamo il termine partecipazione diretta, che ovviamente la partecipazione indiretta è quella della democrazia rappresentativa, la partecipazione diretta è quella della democrazia diretta, quindi sono gli strumenti come referendum, le assemblee dei cittadini già ovviamente sono strumenti diversi. L'importante però è che ogni Stato disciplini con la propria legge, in questo caso nel due, disciplini quali siano effettivamente questi strumenti di partecipazione. L'articolo 8 del TUEL comincia così: i comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti tra le forme associative sono disciplinati sempre dallo statuto. Quindi questo potrebbe anche riguardare sia, diciamo, gli organismi di partecipazione, come anche qualcuno li ha qualificati, sia anche le strutture, diciamo, municipali, ma anche, diciamo, delle consulte. Quindi anche qui
in teoria, se si volesse realizzare, istituire, vogliamo istituire la consulta per la mobilità sostenibile, è vero che magari va inserita, si può anche attuare con un regolamento, ok? Si può istituire senza attuare un regolamento, ma la possibilità di prevedere consulte deve essere disciplinata dallo statuto, ma bastano delle righe, basterebbe mettere il comune tal dei tali, consente di istituire consulte nelle materie stabilite con regolamento, ad esempio al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e degli punto, o altri diciamo elementi che voi vorreste inserire. Quindi in un certo senso l'articolo 8 al comma 1 ci fa conoscere questo primo strumento, che io non chiamerei di democrazia diretta, parlerei solo di partecipazione popolare in generale. L'articolo 8, comma 3, invece, è l'unico comma, se vogliamo, del TUEL che disciplina il referendum comunale. Cioè, è il luogo dove di fatto si dibatterà, e si sta dibattendo anche su Roma, di come i referendum possono essere disciplinati. Che di fatto i referendum poi sono disciplinati dai singoli statuti, dai singoli regolamenti. Quindi tutta una serie di limiti o di disciplina, ad esempio il numero di richiesta firme, l'ammissibilità, la tipologia di referendum, l'efficacia, se sia vincolante o meno, tutto questo è lasciato a cosa? All'interpretazione. Quindi noi abbiamo un problema in Italia, che gli strumenti di partecipazione oggi, che noi ne conosciamo tantissimi, in realtà a livello giuridico hanno una regolamentazione povera. Quindi noi, per poter declinare al meglio all'interno degli enti locali questi strumenti, dobbiamo interpretare le norme, e il Ministero, in tantissimi pareri, ha cercato di fornire un supporto. Tante volte però ovviamente ci sono dei limiti, perché la norma non disciplina tutto, quindi ci sono delle difficoltà. Quali sono gli strumenti di partecipazione? Allora, nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione. Fermi qua. Che cos'è una forma di consultazione? Può essere tutto. Può essere un bilancio partecipativo, un processo partecipativo, un referendum. Quindi, quando parliamo di consultazione pubblica, parliamo di qualunque cosa. Cioè parliamo veramente dalla petizione alla consultazione pubblica, è qualcosa di estremamente generico, non disciplinato, però può essere utile, anche perché pochi mesi fa il Ministero della Semplificazione, dopo che ne parlo, ha scritto, firmato e depositato una direttiva proprio sulle necessità per la consultazione pubblica. Quindi prima abbiamo detto forme di consultazione, prendiamolo da qua. Nello statuto, come vi ho detto, devono essere previste forme di consultazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, e devono altresì essere determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Lo prendiamo da qua. Allora, quindi nello statuto devono essere, quindi di fatto negli statuti voi quasi sicuramente troverete le petizioni, le proposte dei cittadini, le forme di consultazione popolare e le istanze. Ora, cosa siano le istanze? Di fatto spesso e volentieri anche gli interpreti in dottrina si è comunque qualificato molto spesso alle petizioni, perché un'istanza è quasi fosse una petizione, cioè un'istanza significa una richiesta, ma anche la petizione è una richiesta. Quindi in un certo senso questi due strumenti quasi si equivalgono, e la petizione è finalizzata, tutti questi strumenti sono finalizzati a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Quindi la petizione popolare, come tutti conosciamo, è lo strumento base per introdurre diciamo un tema all'interno di un'amministrazione. Il TUEL ovviamente specifica e disciplina che tutti questi strumenti devono avere delle garanzie per il loro tempestivo esame. Allora qui nasce un problema, che significa il loro tempestivo esame? Già vuol dire che un ufficio l'ha guardata, l'ha esaminata e va bene così, non è calendarizzata, oppure che è obbligato a calendarizzarla? Chi lo deve disciplinare? Probabilmente anche qui è nello statuto e nei regolamenti, che devono essere inserite delle disposizioni che garantiscano che il tema della petizione, la proposta o quell'istanza possa essere esaminata, ma la nostra concezione di esame deve essere
valutata sul serio, cioè presa in considerazione, magari discussa all'interno delle commissioni o nel consiglio comunale, perché la garanzia per il ritorno del prestito esame potrebbe anche semplicemente essere che la petizione viene trasmessa e assegnata alla commissione competente e basta. E ovviamente questo andrebbe poi a pregiudicare gli strumenti di partecipazione e quei principi di democrazia diretta di cui abbiamo parlato prima. L'estratto diciamo della Costituzione sulle petizioni popolari, che è uno strumento antichissimo e secondo me inutilizzato sia nel Parlamento che nei comuni, e secondo me va dato valore a questo strumento perché è uno strumento non vincolante, e va bene che sia non vincolante perché avere degli strumenti di partecipazione sempre vincolanti può essere anche un problema, perché altrimenti poi si potrebbe anche paralizzare una macchina amministrativa, cioè la partecipazione locale deve essere anche l'impulso della cittadinanza. Allora, che tra l'altro poi se sia vincolante o meno, se si raccoglie una petizione popolare con 10 milioni di firme, anche se non ha efficacia vincolante, ma è rappresentativa politicamente e quindi ovviamente fa pressione. Voi pensate che in Gran Bretagna i cittadini inglesi possono senza problema raccogliere le petizioni online, le sottoscrivono online e se raggiungono 100.000 adesioni le illustrano il Parlamento inglese. Cioè, stiamo parlando della fantascienza, però a noi è piaciuta questa diciamo visione fantascientifica, nella proposta di delibera dello Statuto di Roma l'abbiamo inserita, quindi raggiungendo un numero adeguato di firme il singolo cittadino romano potrà entrare lui stesso in assemblea capitolina e illustrarla. Poi non è detto che quella petizione sia qualcosa di positivo, magari è qualcuno anche di un altro colore politico vuole mettere, però si pone un punto all'ordine del giorno della città, si discute del tema e poi si prende una decisione politica, ovviamente nel nostro caso in linea con il programma. Questi diciamo sono due declinazioni di come è disciplinato, perché la particolarità di questa norma, come vi ho detto prima, è che è vero che sono declinate le tipologie di strumenti, ma non c'è una definizione. Cioè il legislatore non ha definito cosa significhi petizione, cosa significhi proposte di cittadini, forme di consultazione popolare. Questo in un certo senso è buono perché ovviamente l'assenza della definizione consente e garantisce di poter far fare a questi strumenti quello che uno vuole all'interno degli statuti. Ma al tempo stesso diventa un problema se si va a declinare e non si capisce come devono essere declinati. Quindi noi abbiamo che tutti gli statuti comuni che disciplinano in modo autonomo, sempre dell'autonomia costituzionale, abbiamo parlato prima, però in modo anche magari troppo autonomo, nel senso che poi non c'è un coordinamento diciamo di strumenti e quindi da una città a un'altra si hanno strumenti completamente diversi. Allora, se la democrazia diretta dovrebbe essere un principio diffuso su tutto il territorio, diciamo che probabilmente il legislatore, ma magari quando andiamo al governo questa legge la ripenseremo sicuramente, dovremmo pensare di livellare, dare diciamo degli strumenti minimi di partecipazione in tutte le città, cioè dire negli statuti devono essere previste e fare un elenco molto più lungo di quello che è presente lì. Una definizione però di petizioni c'è e ce ne sono due, una prevista nell'articolo 50 della Costituzione: tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per richiedere provvedimenti legislativi o esporre non necessità. Quindi diciamo che a livello locale penso che si possa tranquillamente declinare, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre alcune necessità. Comunque il principio diciamo potreste anche tranquillamente utilizzarlo. E la stessa cosa c'è anche all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 44, per cui ogni cittadino dell'Unione che risiede alla sede sociale dello Stato membro ha il diritto di presentare una petizione, cioè un diritto. La partecipazione non è uno strumento, è un diritto. Questa è una cosa che non riesce a passare all'interno del legislatore italiano, non è passato secondo me in precedenza, è un diritto. Quindi se è un diritto bisogna disciplinarlo bene, bisogna ovviamente disciplinarlo in modo tale che si danno delle garanzie e delle tutele al cittadino, perché se, come abbiamo detto prima, non c'è il loro tempestivo esame, c'è una violazione di un diritto, che è quello della partecipazione popolare. Negli statuti, eccolo là, possono essere previsti referendum, cioè l'articolo 8 prima dice che nello statuto devono essere previste questi strumenti. Quando poi parliamo dello strumento
di democrazia diretta, che secondo noi è più importante e più incisivo a livello, tra l'altro, non solo nazionale, ma a livello globale, un legislatore italiano parla di possono essere previsti. Quindi noi, di fatto, i referendum in Italia, all'interno degli statuti degli enti locali, non sono obbligatori. E questa è un'altra cosa che a mio avviso dovrà essere modificata, e soprattutto chi è un consigliere comunale o comunque anche altri attivisti cittadini dovete farvi carico di questa partita importantissima su tutti gli statuti delle vostre città. L'articolo 8 nello statuto parla di referendum, non dicendo quali siano le tipologie di referendum. Fermi tutti, qui il ministero è arrivato, diciamo, secondo me anche in difficoltà tantissime volte a dare dei pareri per capire quali siano le tipologie di referendum. Quante sono le tipologie di referendum esistenti? Boh, non si sa. Il referendum abrogativo, perché lo conosciamo, perché di fatto è il referendum che è anche all'interno della carta. Poi c'è il referendum confermativo, alcuni poi lo chiamano oppositivo, poi c'è il referendum propositivo, il referendum di indirizzo, il referendum consultivo. Adesso li andiamo a vedere, di fatto possono essere milioni di tipologie di referendum. In un certo senso è positivo che non siano elencate anche qui le tipologie di referendum, dall'altro però c'è un problema, perché se noi vorremmo che il referendum operasse in un certo modo, poi ci potremmo ritrovare di fronte a quei limiti inderogabili di cui abbiamo parlato prima. Quindi ci potremmo ritrovare a disciplinare un istituto referendario che opera in un certo modo all'interno del territorio, magari efficace vincolante, magari non bisogna raccogliere ad esempio le firme, ad esempio può abolire il quorum di partecipazione, però ci potremmo trovare di fronte a delle censure, di censure in termini di legittimità. L'unica cosa che richiede la legge è che sia avanzata il referendum, la richiesta sia avanzata da un numero adeguato di cittadini, punto. Quindi il legislatore dice adeguato, cosa significa, ovviamente è chiaro, però possa essere adeguato, probabilmente è proporzionale, quindi alla, diciamo, magari agli abitanti, alla popolazione di quel territorio. Adeguato può essere 10%, 20%, 30%, 40%, 100%, non si sa. Quindi ogni comune dovrà disciplinare in modo adeguato. Ovviamente ci sono due scuole, diciamo, di pensiero. Per chi, diciamo, vuole portare avanti il referendum come noi, senza quorum, è evidente, senza quorum di partecipazione, ciò significa che anche se va a votare una persona sola, quella persona ha deciso di fatto l'esito del referendum, non come gli altri referendum, ricordo che deve arrivare al 51% almeno dei votanti. Quindi c'è una scuola ovviamente che vede nella richiesta avanzata a numero adeguato ai cittadini uno strumento importante, perché comunque c'è la necessità di dover avere, diciamo, un minimo di rappresentatività se un tema viene posto all'attenzione della città e magari diventa anche vincolante e viene scritta una delibera. Immaginiamo se non ci fosse una norma del genere, allora chiunque potrebbe presentare una richiesta referendum, anche una firma, si potrebbe in continuazione, si paralizzerebbe tutte le città. Quindi di fatto è opportuno che comunque si vada a disciplinare un quorum, diciamo, se vogliamo chiamarlo così, non si parla di una richiesta, diciamo, firme, importante. Ovviamente c'è una cosa interessante, qua parla di richiesta. Ora, quando si presenta una proposta, diciamo, di referendum, c'è un problema che è quello di capire se questo referendum sia una proposta di delibera o il referendum sia un quesito, come chiede la Carta. E io me lo sono posto quando ho cambiato lo statuto di Roma Capitale. A mio avviso la compatibilità con la Costituzione richiederebbe che ci sia il referendum sia su un quesito, quindi non su una proposta di delibera, cioè vuol dire sei favorevole a questo o sei contrario a questo punto. In altri stati, inizia eccetera, c'è uno strumento diverso che è chiamato iniziativa popolare a voto popolare, che sarebbe la proposta, ad esempio, di delibera, okay, che viene presentata e viene votata, però la proposta di delibera ovviamente è molto più determinata e poi deve anche avere i pareri degli uffici. Quindi qual è tra i due gli strumenti, diciamo, del referendum propositivo? Perché quando noi parliamo
del referendum propositivo, diciamo che la nostra visione è anche quella dell'iniziativa popolare a voto popolare, però il fatto è che la legislazione italiana non consente di far capire dove e qual è la strada da percorrere. Noi per ora abbiamo intrapreso, diciamo, la strada virgolette un pochino più prudente, che è quella di prevedere il referendum propositivo sul quesito e non ovviamente l'iniziativa popolare popolare, anche se alcune città d'Italia lo hanno previsto, anche loro lo volevano prevedere, però di fatto avevamo la necessità di cercare di rendere questa riforma anche più omogenea e cercare di avere anche dei pareri da parte della giustizia, che è qualcosa di molto, molto complesso, iniziare, diciamo, da qualcosa di più piccolo, comunque introdurre il referendum propositivo, ma senza, diciamo, dimenticarci che l'obiettivo finale è l'iniziativa popolare al voto popolare. Ora, il fatto che in Italia ci siano più tipologie di referendum ci si arriva attraverso l'interpretazione e il confronto di due norme. La prima norma è l'articolo 6, comma 3 della legge 192 del 1990, che adesso non esiste, è stata abrogata e superata dal TUEL. Allora, in questa legge si parlava della previsione dei soli referendum consultivi, cioè nello statuto potevano essere inseriti soltanto i referendum di natura consultiva, tant'è che se voi prendete gli statuti di tutta Italia trovate solo i referendum consultivi, la missione di maggioranza. Non trovate anche altri tipologie di referendum. Perché? Perché nel 90 era previsto solo questo, cioè non si poteva inserire referendum abrogativo, propositivo, no, perché la legge diceva che era solo consultivo. Quando è stato riscritto il TUEL, l'articolo 8,3 possono essere altresì previsti referendum, cioè questa I che ripeto, è plurale, quindi vuol dire che le tipologie, ci dobbiamo arrivare così, che le tipologie di referendum che noi possiamo introdurre nello stato dei regolamenti sono diverse, quindi non c'è più un'unica categoria consultivo, ma le tipologie sono state ampliate. Quindi di fatto in un certo senso il legislatore qui ha aiutato noi consiglieri comunali nella possibilità di poter presentare più tipologie di referendum e di poter quindi introdurre all'interno degli enti locali più tipologie di referendum. Andiamo al parere del Ministero dell'Interno del 10 dicembre 2015. Come vi dicevo, serve l'interpretazione per capire quali sono gli strumenti. Allora, rispetto alla normativa previgente è stata avviata la valenza dell'istituto del referendum e qui non è più solo come consultivo, ma anche abrogativo, propositivo, confermativo, di indirizzo e oppositivo sospensivo. Queste sono le categorie di referendum che il Ministero dell'Interno qualifica come possibili all'interno degli statuti. Quindi ad esempio se uno volesse modificare uno statuto e introdurre un partito d'opposizione, gli uffici, chi vi pare, vi dice no guarda che in realtà è soltanto il referendum consultivo, portateli il parere del Ministero, che è il parere del Ministero che riconosce le tipologie di referendum, visto che la legge non è riuscita a riconoscerle. Qua, allora, ecco, questo per essere molto, molto chiaro e molto più facile, si passa dal semplice referendum consultivo a questa tipologia. Il consultivo lo conosciamo bene, è una mera consultazione, quindi di fatto la città, nel momento in cui viene consultata e si vota, diciamo, quel quesito, l'esito del voto non è vincolante per l'amministrazione. Ora, l'abrogativo viene fatta cessare l'efficacia di una norma, il propositivo, quello che vi dicevo prima, la presentazione di una proposta, diciamo, di delibera, poi in realtà il propositivo dovrebbe essere tutto, perché secondo me il propositivo, anche l'abrogativo, è il propositivo che se di fatto stai facendo una proposta di abrogare qualcosa o stai proponendo di essere consultato qualcosa, però diciamo che il propositivo potremmo qualificarlo come una tipologia di referendum che dà la possibilità al cittadino di introdurre una nuova materia, nuova delibera o magari modificare qualcosa di previgente. Il confermativo, che è come il referendum costituzionale, cioè dopo magari che sia passata all'interno di un'aula consiliare un provvedimento, magari anche lo statuto stesso, l'amministrazione va a indire il referendum confermativo, cioè significa che la cittadinanza conferma o meno l'indirizzo, in un certo senso, la decisione assunta dall'aula. Il referendum di indirizzo, che anche qui a mio avviso il Ministero parla di referendum di indirizzo, secondo me tra i referendum di indirizzo
l'indirizzo del referendum consultivo, a mio avviso c'è una, quasi una similitudine, perché l'indirizzo di fatto significa che non sia vincolante, cioè io indirizzo, diciamo, l'amministrazione, dare un indirizzo politico significa di fatto che io non sto consegnando all'amministrazione un vincolo, quindi è obbligata a dover decidere su una determinata materia, ma sto indirizzando. Il referendum oppositivo sospensivo, che è meraviglioso, per il quale a mio avviso, se questo fosse introdotto, si potrebbero però creare, quindi se intendete introdurlo, disciplinare lo bene, perché altrimenti si paralizza la città, significa che di fronte a un numero adeguato di richieste dei cittadini, quella delibera non entra in vigore e si sospende fino a quando non c'è il voto, e ovviamente va garantito un attimo che se quella delibera è importante, ovviamente poi deve fare tutta una serie di vaghi anche da parte degli uffici. Va bene, allora cercherò di andiamo allora un secondo solo, allora chiudo con questi due cose, vado velocissimo. Fondamentale, questo è fondamentale ragazzi, questo è la base, non lo conosce nessuno, è il principio della partecipazione democratica elettronica, è all'interno del decreto legislativo 82 del 2005, cioè il legislatore del 2005 ci ha probabilmente capito, benissimo. I soggetti di quell'articolo 2,2 che poi avevo elencato, che sono le pubbliche amministrazioni, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili. Questa è la norma che dà la possibilità ai comuni, e lo ha già fatto il Salento, di introdurre questo, il voto elettronico.